Ho ritenuto opportuno, come rappresentante legale di un'istituzione dello Stato, chiarire la posizione della scuola. Nessun lavoro viene fatto se non viene svolto in tutela degli alunni. Non sarebbe mai stato svolto questo lavoro. Quindi partendo da questo principio, ciò che si vede dal di fuori, e lo so benissimo che è un cantiere, soprattutto in una fase estiva dove le attività sono svolte senza persone, quindi vengono accelerati i lavori giustamente, perché poi si rallentano quando entra la scuola, ho ritenuto veramente opportuno indire la conferenza stampa per portare un chiarimento più ampio, per evitare polemiche, ma anche cattive informazioni non corrette. Poi all'interno era previsto, certo, da marzo, adesso ci sono il nuovo cronoprogramma che viene aggiornato e poi c'è la riunione con i genitori. Questo proprio è un metodo di lavoro, tanto che ho detto che questo incontro parte dal consiglio d'istituto, perché chiaramente in consiglio d'istituto noi affrontiamo queste problematiche continuamente, tanto che stasera abbiamo il consiglio d'istituto, avremo parlato dello stato di avanzamento per il prossimo anno, perché le cose debbono essere organizzate e sviluppate con una logica, insomma. La riunione con gli addetti ai lavori, che ribadisco è un tavolo ampio, perché ci partecipa la scuola, partecipa la ditta che esegue i lavori, partecipa il comune, che comunque è una competenza normativa, ma antica ormai, con l'autonomia scolastica e l'autonomia in generale, sull'edilizia scolastica. Il progetto è di tipo partecipativo. Cosa significa? Che nella fase finale della progettazione, e non me, che non sono un architetto, un ingegnere, ma il professor Ceccarelli, architetto Ceccarelli, che viene comunque, collabora con la scuola da anni, ha partecipato attivamente dicendo: questo laboratorio è meglio dimensionato così, quest'altro, non so, ci servono determinate strutture, proprio perché alla fine uscirà una Manzoni rinforzata, non solo per quanto riguarda la problematica sismica, non solo per quanto riguarda coibentazione, quindi lo star bene dentro anche dal punto di vista adesso termico, per quanto riguarda l'aspetto assicurativo che è stato dibattuto e che esce dalla sicurezza, la tutela della sicurezza del lavoro, ma riguarda gli alunni, la scuola ha un'assicurazione che copre fino veramente a danni permanenti, a morte, cioè è un'assicurazione completa e seria della quale uno spera sempre di non doversi avvalere, e che può riguardare anche in realtà altri momenti prettamente didattici, però è un'assicurazione ampia, un contratto importante quello che viene fatto. Per quanto riguarda invece la sicurezza sul lavoro, io sono la responsabile di fatto di tutto il problema della sicurezza sul lavoro. Mi avvalgo di una società esterna che mi svolge il ruolo di RSPP proprio per avere una puntualità in tutti quelli che sono i documenti di valutazione dei rischi, sia diciamo no, nella normalità del vivere scolastico, sia nell'eccezionalità del vivere scolastico. E quindi questa è una consulenza alla quale si integra il ruolo dell'architetto Ceccarelli. Non è cosa da poco per una scuola avere un proprio consulente che affronti tutto il discorso edilizio, ma anche di miglioramento degli spazi. Insomma, l'assicurazione certo che c'è, ma il punto non è se c'è un'assicurazione, il punto è se gli alunni possono stare lì dentro. Ci può essere stato chiasso? Certo che sì, ho parlato di disagi, è impensabile. Quando si hanno i lavori in casa, i disagi li viviamo tutti, è chiaro che questo è una scuola, però abbiamo anche cercato di ruotare le classi, per esempio, per ridurre il disagio. Quando ci sono i lavori in un luogo che può essere un laboratorio, quel laboratorio viene spostato in un altro spazio, quindi tutto quello che deve essere fatto è stato fatto il gruppo sportivo, i corsi di potenziamento di inglese, tutti i laboratori di latino e quant'altro, anche in orario primo pomeriggio. Abbiamo svolto tutto quello che la nostra regolare progettazione. Io nego assolutamente che questo cantiere sia stato reso possibile da un dirigente scolastico, perché alla fine la responsabilità è mia, senza condizioni di tutela della sicurezza personale degli alunni e di tutela della sicurezza sul lavoro del personale.